Salve ragazzi, benvenuti sul mio canale Opinione di Luzio. Oggi 18 settembre, ore 22:52. Ho qui di fianco a me Andrea e vi vogliamo illustrare, diciamo, un tema sull'utilizzo o non utilizzare la parola ignorante quando ci si raffronta con qualcuno per stare a ribadire magari che su una cosa non è informato. Ok, naturalmente io e Andrea, anche se siamo molto amici, abbiamo opinioni molto differenti. Io vedo quando una persona, diciamo, mi confronto e una cosa non la sa, cerco un attimino di non in nessun modo far emergere la parola che è un ignorante. Sei un ignorante, no, perché non mi sta bene. Non lo accetto perché lo vedo come un fattore di discriminazione, ok? E non accetto questo, perché per me ci sono altre modalità. Io penso che la modalità che va utilizzata è dire: forse magari questa cosa non la conosci, magari se ti interessa la puoi trovare, ok? La puoi cercare in biblioteca, in Wikipedia, tutto qua. Te invece, Andrea, questa cosa perché la vivi che come una giusta crescita? Come giusta. Perché? Perché secondo me dare dell'ignorante a una persona è più o meno quello che hai detto tu adesso, cioè dire a una persona che non conosce una cosa. E questo non vuol dire essere razzisti con una persona, ma constatare uno stato di fatto, cioè quella persona, il termine ignorante significa tu non conosci. Capisco che alcune persone si possono offendere, però secondo me non è il problema nella parola di definire una persona che non sa una cosa, ma il problema è della persona che non accetta un suo limite. Tutti quanti siamo ignoranti di qualche cosa e secondo me è positivo farcelo notare, perché ovviamente tendenzialmente noi pensiamo di sapere, poi più sappiamo più penso che automaticamente uno è consapevole di essere ignorante. Meno una persona sa, più tende magari a non rendersi conto di essere ignorante. In ogni caso, secondo me, appunto, è un passaggio di crescita quello di essere consapevole di essere ignorante. Quindi quando tu aiuti un'altra persona a capire i suoi limiti, le fai un favore, perché capendo i propri limiti poi uno può mettersi in discussione e crescere. Nel momento in cui invece una persona è convinta di sapere tutto, di non essere ignorante, si siede e non ricerca ulteriori verità, non cerca di mettersi in discussione, eccetera, che è una limitazione, perché poi se non glielo dici tu che sono ignoranti come amico, glielo diranno altre persone o ne approfitteranno altre persone della sua ignoranza e sarà peggio. Farsi dire dell'ignorante è meglio che te lo dica un tuo amico che una persona che non... Per me... Per come stai adesso te, stai giustificando il fatto che per me te, quando pronunci un'altra persona su un parlare di un argomento e gli vai subito a pronunciare la parola sei ignorante in questo, è come se in qualche modo tu ti metti su un gradino di superiorità rispetto all'altro su quel tipo di argomento che hai trattato, e quindi mettendoci su un gradino più alto, sicuramente quello quando ti ascolta, ignorante, lui non ti ascolterà mai. Se magari dici, guarda, glielo dici in altri termini, non perché vuoi essere più carino e dolce e vuoi accontentare tutti, ma penso che magari veicolarla in maniera, diciamo, più tranquilla, più normale, che è senza ignorante, purtroppo per me è una parola dispregiativa comunque se verso una persona, non è uno sprono per cercarla comunque sia di, come mi stai spiegando tu adesso, di migliorarla, perché non la migliori così, perché lui non prenderà la consapevolezza e dice ah, ma hai detto ignorante, allora si fa l'esame di coscienza, perché già uno che si fa l'esame di coscienza, come dici te, già vuol dire che ha un grado di consapevolezza di se stesso molto alto, che quindi farà in modo dentro di sé di cercare dei canali di informazione per crearsi a 360 gradi comunque sia degli interessi diversi, ma purtroppo la struttura mentale di ognuno di noi, il cervello umano, è strutturato per far sì che l'uomo stesso lo utilizzi col minor sforzo possibile per raggiungere il massimo dei risultati, perché la psiche che lavora in quella maniera lì, il cervello. Quindi voglio dire, è difficile che uno si sa due fontane d'acqua, una a 5 metri, una a 100 metri, e magari sa che quella a 100 metri forse è un po' più buona, dice forse, e quindi cosa fa? Lui, per lavorare di meno, però anche se sa questa, razionalmente sa dell'esistenza di queste due cose, va su quella più vicina, perché fa il minor sforzo fisico per andarci, il cervello dice, è il minor sforzo, va lì. Se tu dici ignorante, in qualche modo crea un punto di rottura nel dialogo, ok? Però mi capisci cosa ti voglio dire? Cioè non lo vedi che te ti metti in un gradino di superiorità quando tu dici quell'altro ignorante? Non lo vedi? Allora,
Ovviamente se una persona veramente conosce più di un'altra persona è ovvio che si mette in un gradino di superiorità dando dell'ignorante a un'altra persona. Il punto infatti è che la persona deve accettare che a volte qualcuno sa più di lui o a volte magari lui sa più di altri. Quindi una persona io parto dal presupposto di un rapporto con persone consapevoli che sono in grado di accettare questo termine qui. Sono d'accordo con te che ci sono molte, probabilmente la maggioranza non è in grado di accettare queste cose qui e prende ignorante come qualunque altra forma di critica in maniera negativa. Però ribadisco, il problema è della persona, non è della parola. Secondo me è un conto dare dell'ignorante, un conto dare dell'idiota, dell'imbecille. Ignorante non è un giudizio sulla persona in totale, come dire, è una critica su una cosa su cui uno può lavorare per migliorarsi. Dare dell'idiota, dell'imbecille, come sento molte volte, invece è molto più mette in gioco tutta la personalità, quindi è molto più effettivamente offensivo. Poi sono d'accordo con te sul fatto che molte persone non accettano questa cosa. Il punto è quanto uno può accettare i limiti psicologici degli altri e impedirsi di dire le cose. Sono d'accordo che le cose vanno dette anche con un certo tatto, però come posso dire, cerchiamo di incontrarci a metà strada. Cioè uno deve essere, nel momento in cui dai delle informazioni devi essere positivo verso l'altro eccetera, però non devi neanche come dire lisciare troppo l'altra persona. Siccome ignorante ha un significato molto chiaro che non vuol dire, non è offensivo, vuol dire semplicemente tu non conosci una cosa. Se io do dell'ignorante a una persona e questa persona mi dimostra non solo che lui non è ignorante, ma che magari ne sa più di me in quella cosa lì, io gli dico ti ringrazio, ho imparato qualcosa perché in questa cosa eri più acculturato di me e quindi ho imparato qualcosa. Nel caso invece una persona, solo perché gli dici ignorante, si chiude a riccio, tutto quello che vuoi, che di solito sono persone che hanno meno apertura mentale eccetera, io questo sono anche d'accordo che possa succedere. Il punto è dove sta scritto che io mi devo per forza così tanto curare l'altra persona e andarla a ricercare in maniera eccessiva. Secondo me il discorso perfetto è incontriamoci a metà, ovvero io penso di sapere qualcosa di più e quindi già ti faccio un favore se te la dico, questo sia ben chiaro, perché sennò vuol dire dare le perle ai porci. Se una persona non arriva al minimo di capire che un'informazione in più o viene contestata in maniera razionale, quindi tu dici no guarda io non sono ignorante perché ho studiato questo, te lo dimostro eccetera eccetera, se questa cosa qui però non arriva, secondo me è meglio non avere troppi rapporti con queste persone qui, perché secondo me è una perdita di tempo per noi. Siccome la maggioranza probabilmente sono fatte così, beh io direi selezioniamo anche un po'. Questo non vuol dire non cercare di essere cortesi, però secondo me un conto è dare dell'ignorante che non è, dal mio punto di vista non è offensivo, un conto è dare dell'imbecille. Siccome queste persone un po' chiuse tendono a poi essere invece molto offensive con termini, con turpiloqui invece offensivi della persona, perché un conto è dare dello stronzo, un conto è dare dell'ignorante, un conto è dare dell'imbecille o dell'idiota, un conto è dire tu non hai capito una cosa. Ecco. Beh, non dici no, non hai capito una cosa, dici ignorante. Che vuol dire la stessa cosa, però. Capisco che. Però stiamo parlando in lingua italiana. Io parlo in lingua italiana, cioè. Però, al limite se la persona mi dice però io, allora per esempio io la capirei in questa cosa qui, perché comunque sarebbe un salto di qualità. Se io a una persona gli dico ignorante e questa persona si sente offesa, questa persona mi dice guarda tu mi hai detto ignorante, mi hai offeso, io gli direi quello che ti sto dicendo adesso, cioè guarda che ignorante non è offensivo, perché sto solo dicendo che sei, che non sai una cosa limitatamente a una cosa, perché nessuno è ignorante di tutto, siamo tutti ignoranti perché la conoscenza è enorme, però nessuno è ignorante di tutto. Quindi magari una persona non conosce bene la meccanica e io gli dico guarda tu sei ignorante di meccanica, se vuoi ti spiego alcune cose, ma magari lui ne conosce di più di me di psicologia e quindi è una cosa reciproca. Se lui mi dice io mi hai offeso con questo termine, io gli dico mi dispiace che ti ho offeso, ma non volevo offenderti perché questo termine non è offensivo, è riconoscere un tuo limite. A quel punto lui si gioca tutto. Ma dimmi la verità. Lui si gioca tutto. Dimmi la verità. Fa il salto di qualità oppure dimmi la verità. Sentiamo. Quante volte te hai posto una persona questo confronto dicendo ignorante? Cosa ne è venuto fuori? Una crescita nel rapporto? Nella maggioranza delle persone c'è una chiusura. E allora? Perché lo continui a utilizzare come modalità? Perché è una forma di selezione. Chissà che questo seme, se posso citarti il Vangelo, questi sono semi buttati. Qualcuno cade sulla pietra, qualcuno cade sulla roccia, qualcuno cade sulla sabbia, qualcuno cade sulla terra verde. Allora, quando comunichi con gli altri, secondo me, bisogna cercare anche di come dire, mandare dei segnali a delle persone che hanno una certa interattività. Tu saresti molto contento di parlare di argomenti di meccanica con uno che non sa di meccanica? Credo di no. Credo che preferisci, certo, le persone aperte in mente. È un modo anche per vedere dall'altra parte se c'è un'apertura mentale oppure no. Io credo che, per esempio, avere un confronto abbastanza forte con gli altri sia un ottimo modo per conoscere gli altri.
dopo, se l'altra persona, nonostante questa cosa qui, vede delle qualità in te, vorrà comunque approfondire il rapporto. Nel caso negativo, se una persona è così chiusa da non accettare neanche una critica, io non so quanto sia, possa essere un rapporto molto di qualità quello che si crea con questa persona. Quindi se, e ti ribadisco, un conto è dare dell'idiota, e io conosco tanta gente che dà dell'idiota, e io sono prima magari a chiudermi perché trovo che sia sbagliato. Un conto è dire, tu non conosci questa cosa, guarda, informati, perché sei ignorante, ma puoi diventare meno ignorante. Ma ti rendi conto che comunque sia a livello sociale, come modello, noi abbiamo una base che comunque sia cerchiamo di creare un interesse e una cultura nell'ambito lavorativo? Dove c'è la persona che può manifestare il suo interesse, certo. E tutto lì sfoga e si concede tutta la sua vita, infatti, creandoci magari la coppia, perché naturalmente l'uomo è fatto per accoppiarsi, per riprodursi come qualsiasi altro essere animale, si accoppia e quindi che cosa fa? Crea, diciamo, a livello comunicativo o a livello di ricerca di un certo grado di capire solo nell'ambito che è quello che gli dà la performance migliore sull'ambito del lavoro dove lui si è. Vuoi dire che la gente, la cultura, quindi, che c'ha la maggioranza della gente è soprattutto su base lavorativa? Sulla base lavorativa, come mantenere la propria, il rapporto con la propria, perfetto, moglie e basta. Perfetto. Conica questi due perfetto stili di vita. Però tu ne sei consapevole di questa cosa, certo, qui. Allora io ti dico, io che sono un tecnico, e sai che sono un tecnico a livello soprattutto di lavoro pratico, perché certo, questa società qui ha creato dei tecnici senza anima. Perché purtroppo la cultura solo tecnica lavorativa è quella che ti impedisce invece di allargare molto la tua visuale. Allora il problema è, cosa vogliamo fare? Vogliamo parlare tutto il giorno di calcio, di meccanica, eccetera, o vogliamo aiutare le persone a capire che c'è qualcos'altro, che può essere un po' di psicologia, l'arte, la musica, eccetera. Io penso che bisogna capire. Ma uno su 100 da ignorante si sprona il giorno dopo a prendere dei libri o a prendere cose diverse. E gli altri secondo te cambieranno invece? Per quello che hai detto tu, secondo me, che gli dai dell'ignorante oppure no, le persone, per quello che hai detto tu, e sono d'accordo, per loro interesse personale tenderanno a non scavare, perché selezioneranno comunque quelli che gli dicono quello che vogliono loro. Allora tanto vale essere diretti in maniera non offensiva. Io ribadisco questa cosa: ignorante non è offensivo. Se la persona interpreta male le parole, non è che possiamo cambiare la lingua solo perché, capito, ma quello lo fanno per semplicità cerebrale di appagarsi con quelli, perfetto, che già c'ha nel loro circoletto. Cosa vogliamo sociale fare? Ci vogliamo abbassare, però voglio questo dire, livello? No, io non è che mi voglio abbassare, però io cerco nel raffronto dell'altro, comunque sia, anche se una persona mi crea i classici interessi che non sono altri che di cibo consumistico. Io rimango dell'opinione e voglio aspettare a voi, diciamo, come argomentate la cosa, a chi date più credito sulla cosa, qual è la soluzione migliore, ma io sono sempre, comunque sia, sarà perché forse ho un amore viscerale verso il prossimo, di cercare sempre di tendere la mano e in qualche modo di guarda, forse magari questa cosa puoi un attimino guardarla, trovarla da qualche parte e coltivarla, perché no, insomma, magari vedi altre cose. Sicuramente non dirò mai la parola ignorante, perché per me l'ignorante nel mio vocabolario è un insulto, e non cambierò idea, naturalmente, anche se il mio carissimo amico Andrea la pensa in maniera diversa, e lui continuerà invece, quando troverà una non conoscenza dall'altra parte, un parlare di qualcosa che non sa nemmeno del discorso di dove inizia e dove finisce, lui lo spronerà, come dice lui, lo sprona con la parola ignorante, e poi lui ha filosofizzato questo. Speriamo che il seme trova la terra. No, aspetta, però sono d'accordo sulle cose che hai detto tu, non è detto che lo sproni, e io per primo non è che do dell'ignorante molto, molto facilmente. Sicuramente quando trovo una chiusura mentale dall'altra parte, io perdo interesse nella persona, e quindi anche non parlare più ci sono molti modi per dare dell'ignorante, anche non parlarci più è dare dell'ignorante, cioè non è interessante, una persona smette di averci dei rapporti. Però ti dico, su 100 persone ci sono persone a cui dai dell'ignorante, e quella persona è come il famoso schiaffo che ti dà tuo padre, tuo padre ti dice oggi non mi dirai grazie, ma quando sarai grande mi dirai grazie. Molte volte sono quelli con cui abbiamo litigato, quelli con cui abbiamo avuto anche dei rapporti difficili, che ci hanno fatto crescere di più. No. E questa non è solo una questione di cultura, è una questione anche di carattere. Questo non aiuta a crescere nel mio, a livello. Se tu dai alla gente quello che la gente vuole sentirsi dire, secondo me non li sproni, non gli dai proprio una curiosità. Poi c'è un limite, io ribadisco, non bisogna insultare le persone. Però, per esempio, ignorante per me non è un insulto. Ne parleremo in altri momenti, dato che ormai abbiamo fatto anche lungo. Esatto. Dai. Ok? Voglio vedere, insomma, Andrea e Paolo si sfidano. Naturalmente penso io di avere ragione.
E te invece, Andrea? Io non lo so e basta, quindi non devo neanche dirlo. E lui è convinto. Salve a tutti, siamo sempre nella mia macchina. Ciao.